Già nella giornata di ieri il Ministro ha avuto modo di riferire al Comitato bicamerale Schengen, che ho l'onore di presiedere, in merito ai dati allarmanti che riguardano i nuovi flussi di migranti che interessano le nostre coste. Dall'inizio dell'anno sono arrivate via mare 20.500 persone, a fronte delle sole 2.500 dello scorso anno. Un aumento dell'800% che non può non far riflettere sull'estrema urgenza di una politica strutturale in materia di flussi migratori, di cui non può farsi carico solo l'Italia. Lei stesso ha parlato in passato di rischio esodo, affermando che ci sarebbero in Nord Africa tra i 300.000 e i 600.000 migranti in attesa di transitare nel Mediterraneo. La domanda è quindi immediata: a che punto sono gli accordi con i paesi da cui provengono i migranti, che durante il governo Berlusconi avevano mostrato piena efficacia? Che ne è, ad esempio, del trattato di partenariato tra Italia e Libia? Oggi lei ci ha fornito rassicurazioni in merito al suo impegno affinché il tema dell'immigrazione non resti legato all'emergenza italiana e di qualche altro paese, ma diventi una priorità assoluta dell'agenda europea. Sono già diversi mesi che sentiamo invocare un intervento coordinato dell'Europa, che però tarda ad arrivare e bisogna capirne le ragioni. Si registrano le tenaci resistenze da parte degli Stati membri ad un maggior coinvolgimento dei loro assetti operativi nelle attività di controllo delle frontiere esterne, nonché la diffidenza degli stessi Stati in occasione del Consiglio di Giustizia e Affari Interni, il GAI, del 5 dicembre scorso, quando molte delegazioni hanno criticato le proposte della Commissione indirizzate a introdurre meccanismi più stringenti di compartecipazione degli oneri, sia in termini di trasferimento del migrante da uno Stato membro ad un altro che di insediamento da paesi terzi. Il governo italiano deve imporsi. Imporre innanzitutto la revisione del regolamento di Dublino 3. L'Italia subisce le oscillazioni delle situazioni politiche dell'Euro-Mediterraneo, essendo geograficamente il paese di prima accoglienza per l'Unione Europea, e nel regolamento Dublino 3 rimane sostanzialmente invariato il principio secondo cui il primo stato di arrivo è quello competente a valutare le richieste di asilo e a sostenere gli oneri sociali e economici corrispondenti. Ciò penalizza fortemente paesi come il nostro, che a seguito dell'eccezionale ondata migratoria del recente passato e in considerazione di quelle future rimane e resta la frontiera geografica esterna dell'Unione più prossima alla sponda nordafricana. Quanto a Mare Nostrum, fonti europee riferiscono che alcuni Stati membri, pur condividendo le linee generali dell'operazione messe in campo per evitare dolorosi naufragi e salvare vite umane, avrebbero addirittura dubbi sulla valenza delle azioni di search and rescue come attualmente configurate, arrivando a ritenere che l'ufficializzazione di tali interventi incoraggia i trafficanti di persone, alimentando l'illegalità attraendo nuovi flussi. Ministro, spendiamo 9 milioni di euro al mese per farci dire dall'Europa che siamo l'anello debole nella lotta all'immigrazione clandestina? Le riconosciamo il merito di aver fatto comprendere ai nostri partner europei che chi entra in Italia via mare affrontando le insidie del Mediterraneo non vuole entrare in Italia, ma vuole entrare in Europa e che conseguentemente la gestione degli sbarchi e dell'accoglienza ai migranti è un tema che va gestito a livello europeo. E tuttavia sappiamo che la maggior parte dei clandestini non arriva in Italia via mare, ma attraversando regolarmente le frontiere e mostrando regolari passaporti muniti di regolari visti. Ci risulta che circa il 70% del totale degli irregolari siano overstayer, ovvero stranieri che si trattengono nel nostro paese oltre la durata consentita dal visto in loro possesso. E ci risulta che da alcune frontiere terrestri nazionali, in particolare dal confine con la Slovenia, secondo i dati del segretariato della Police Cooperation Convention for Southern Europe, entrerebbero in Italia 100 clandestini al giorno. Ci pare di aver compreso da una recente audizione del ministro Mogherini presso il Comitato Schengen che l'Unione Europea sta valutando una riforma della disciplina dei visti al fine di potenziarne la rilasciabilità per motivi, ad esempio, di studio e di turismo. Ministro, chiediamo a lei e al suo governo di valutare attentamente le implicazioni che tale riforma potrebbe comportare sulle politiche migratorie nazionali. Più in generale, ministro, abbiamo la percezione di approcci differenti al tema dell'immigrazione a seconda dei ministri che vengono interpellati in merito. Chiediamo che la voce del governo in Europa sia univoca. Chiediamo che sui temi dell'immigrazione il governo affermi una posizione unica, chiara, puntuale, non suscettibile di ripensamenti. Il nostro paese non può accontentarsi di buona volontà, di annunci o peggio di retorica. L'emergenza è strutturale, il semestre europeo a presidenza italiana deve avere questa emergenza come tema prioritario della sua agenda. La ringrazio. Chiede di intervenire ora il deputato Erasmo Palazzotto. Prego, ne ha facoltà. Signor Ministro, noi non possiamo non prendere atto oggi che c'è un cambiamento di un punto di vista sul fenomeno migratorio da parte del suo governo, relativo
all'idea stessa che l'immigrazione non è un'emergenza, ma è un fenomeno strutturale del nostro tempo. E però al contempo non possiamo non prendere atto delle contraddizioni che queste sue parole oggi hanno nei confronti delle politiche migratorie fin qui messe in atto da questo governo e con le stesse parole da lei pronunciate in quest'Aula in altre occasioni di altre informative rispetto alle questioni sull'immigrazione. E vorrei farle notare quanto è in contraddizione l'idea stessa delle parole pronunciate qui da lei in quest'Aula oggi della necessità di proteggere le nostre frontiere con la necessità contemporanea di dover accogliere chi fugge da guerra, disperazione e persecuzione nei paesi di origine. Ecco, noi in questo momento ci troviamo a dover affrontare una emergenza